come true. Le auguro un piacevole soggiorno. Grazie. Salve, signor Winter. Bentornato a Vienna. Salve, Harry. Come stai? Bene, grazie. E lei come sta? Come può stare uno che in 4 settimane ha fatto il giro del mondo 3 volte? Stanco morto, direi. Esatto. Harry, portami subito a casa. Ho bisogno di dormire. Certo. Sì? Ah, finalmente. Saresti dovuto arrivare già da un pezzo. A New York c'era una tempesta di neve. Dovevo prendere il treno? Marcus, non ho alcuna voglia di scherzare. D'accordo. Comunque, ciao, zietta. Sei di cattivo umore oggi? Il gruppo PRO ha fatto un'offerta agli azionisti. Per questo sono così agitata. Come? Che hai detto? Vogliono acquisirci, capisci? C'è un alto rischio di un'opa ostile. Andiamo, zia, non può essere vero. Questo significherebbe che... Marcus, ho avuto questa informazione da un amico di cui mi fido ciecamente. Hanno pensato di metterci davanti al fatto compiuto. Al fatto compiuto, ma... Sono riuniti nella sala conferenze e ti stanno aspettando. Vogliono sfruttare l'effetto sorpresa, capisci? L'effetto sorpresa? Beh, abbiamo scoperto il loro gioco in tempo. Ringrazia molto il tuo amico per l'informazione. A dopo. Un fondo speculativo vuol far fuori il gruppo Seedorf. Accompagnami in hotel, Harry. Ma senza fretta, d'accordo? C'è tempo. Va bene. Devo sbrigare alcune cose. Certo. Ho trovato questo per lei, signor Winter. Grazie. Dunque, signori, ecco le ultime cifre riguardo le quote di proprietà di questo gruppo. Con grande passione abbiamo costruito un'imponente catena alberghiera, svenduta da investitori avidi di profitti come voi. Cosa pensavate? Non avete la minima idea. Se volevate sorprenderci, avete fatto male i conti. Il vostro tentativo di acquisizione, purtroppo per voi, è fallito. Fate i dovuti accertamenti presso tutte le banche. La signora Seedorf, mia figlia e io abbiamo di nuovo il pacchetto di maggioranza delle azioni. Signori, questo è tutto. Bene. Marcus, mio eroe, sei stato davvero incredibile, semplicemente fantastico. Li hai fatti letteralmente a pezzi. Sei riuscito a salvarci. Sei riuscito a salvarci all'ultimo minuto. Marcus, mio Dio. Marcus! Ha avuto fortuna, mio caro. Non è stato un infarto. E neanche un ictus. Ha avuto solamente un leggero collasso circolatorio, signor Winter. Tutto qui. È la conseguenza di un estremo affaticamento. Ma le garantisco che... se continuo a vivere con questi ritmi, beh, diciamo che nel giro di poche settimane... Cosa succederà? Il suo grande cuore le dirà adieu, goodbye, ciao. Ciao? Mm-hmm. Cosa intende dire? Allora non mi ha ascoltato, signor Winter. Sì, l'ho ascoltato, ma... secondo lei che dovrei fare? Prendersi una pausa.
Ma non di 10 giorni o di 3 settimane. Non posso permettermelo, i miei azionisti si aspettano. Signor Winter, non bastano 3 settimane. Ha bisogno di un periodo molto più lungo se vuole arrivare davvero agli 80 anni. Ma fino ad allora si goda solo il riposo. Riposo, riposo. Niente riunioni, niente impegni e soprattutto niente cellulare. In altre parole, niente stress. E questo riguarda anche la vita privata. È molto importante. Vada a prendere il sole in una spiaggia tropicale. Oppure si dedichi a qualcosa che la diverta e poi potrà tornare alla sua ruota da criceto, sempre che lei abbia ancora voglia di farlo. Dedicarmi a qualcosa che mi diverta. Adesso non dire una parola, capito? Non una parola. Ti ho prenotato l'aereo. Domattina alle 10:50 hai un volo diretto per Marrakech. Ma... non dire una parola. L'albergo che abbiamo laggiù è uno dei più belli al mondo. E Leonie, la tua unica figlia, sempre che te la ricordi ancora, è la vice direttrice. Ti sta aspettando con ansia e mi ha assicurato che non vede l'ora di farti fare esattamente quello che ti ha ordinato il medico. Ossia, niente. Io nel frattempo assumerò la direzione degli hotel fino a quando non ti sarai rimesso. Come? Sì? No, no, non ha sbagliato numero. Il signor Winter è in vacanza. Sì, certo, sarò io a sostituirlo per i prossimi 12 mesi. Insomma, per i prossimi tempi. Certo, mandi pure a me la sua offerta. Il mio ufficio le farà sapere quanto prima. D'accordo? Arrivederci. Beh, almeno dimmi chi era. Il tuo telefono lo prendo io. Non se ne parla. Ti vuoi rimettere, dico bene? Il gruppo Seedorf ha bisogno di te. Zietta, sono anni ormai che non te ne occupi più. Non sai come vanno le cose. Shh. Ho brillantemente diretto l'azienda da sola per 25 anni. L'hai dimenticato? E ricordati, riposo, riposo, riposo. Buon viaggio. Non ci credo, non può essere vero. Accidenti, Leonie. Non ci posso credere. Maledizione.
Che scemo, non sarei mai dovuto venire. Buongiorno, qui il Seed of Palace Marrakesh. Pronto, buongiorno. Sono Marcus Winter. Oh, signor Winter, ma che bella sorpresa. Sono in aeroporto, mia figlia doveva venirmi a prendere. Da quanto è partita dall'hotel? Temo di non poterla aiutare, signor Winter. Non ho visto Leonie per tutto il giorno. Non l'ha vista? Ah, fantastico. La chiamo subito. E le dico di mettersi in contatto con lei, d'accordo? Sì, grazie, perfetto. Oh, meglio di no, non può chiamarmi perché io... Pronto, io non ho con me il cellulare. Non perdere la calma. Non perdere la calma. Leonie? Sono Fahima. Ha appena telefonato tuo padre, ha detto che dovevi andare a prenderlo in aeroporto. Sì, lo so, infatti ci stavamo andando. Ma Ahmed ha combinato un guaio, come al solito. Ma che stai dicendo? Non è colpa mia, quel camion ci ha tagliato la strada. Sciocchezze! Sì, ho provato più volte a chiamarlo sul cellulare, ma è sempre spento. Probabilmente vorrà risparmiare sulle tariffe di roaming. Ma no, lo escludo, non è da mio padre. Dov'è ora? Ancora in aeroporto. Potresti chiamarlo e dirgli che arriviamo lì all'incirca tra 20 minuti. Come faccio se hai il cellulare spento? Dai, Leonie, vieni a dare una mano anche tu. Tra mezz'ora parte il mio aereo. Sì, ecco, scusatemi. Ce la facciamo, tranquilla. Sì, ma devo ancora imbarcare le valigie. Vorrà dire che andrò un po' più veloce. Oddio. Noleggio auto Karim, safari privati. Mio padre è malato di cuore e noi lo facciamo aspettare perché tu devi fare il pilota di Formula 1. Tuo padre non è cardiopatico, ha solo lavorato troppo e io ho dovuto evitare un calo. Certo, perché stavi correndo come un matto, ecco perché. Devi sempre avere l'ultima parola. Io perdo l'aereo e voi litigate come due ragazzini. Scusami, mamma. Non preoccuparti, prenderai il tuo aereo. Io mi occupo delle valigie e tu intanto Ehi, ti metti fino... Ehi, sta attento, ma che fai? Oh, complimenti! Non può essere vero. Sì, Gabrielle, purtroppo hanno chiuso l'imbarco. Accidenti. Lo sapevo. E adesso che faccio? Cambi volo. Il prossimo per Düsseldorf parte dopodomani. Saremmo dovuti uscire prima. Perché non mi avete dato ascolto? Tieni. Resterai altri due giorni con noi. Non ci penso proprio. Se tuo padre mi vede, l'infarto gli viene per davvero. Mi cerco un albergo. Non dire sciocchezze. Io non capisco perché quel tizio debba venire qui proprio adesso. Scusa, ma quel tizio è mio padre. Se adesso sta male non è colpa sua. Gli hai detto che mi trovo qui? Ovviamente no, mi avrebbe tagliato la testa. Lo vedi? Portatemi in un altro hotel. Non
se ne parla proprio. Vieni con noi. Quando è stata l'ultima volta che vi siete visti tu e Marcus? 20 anni fa, davanti al giudice che ci ha divorziato. 20 anni fa? E dov'è il problema? Non ti riconoscerà nemmeno. Che vorresti dire con questo? Beh, su tutte le foto che ho visto portavi i capelli biondi. E allora? Comunque potremmo far alloggiare papà nella parte opposta dell'hotel. Così sarà difficile che vi incontriate. E se per caso dovesse accadere per qualche stupida coincidenza, è probabile che neanche vi riconosciate. Anche papà è cambiato molto in questi 20 anni. È invecchiato, vero? Buongiorno, signore. Buongiorno. La chiave è inserita. Non mordiamo mica, sir. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Ha una prenotazione, signore? Una prenotazione? Ecco, a dir la verità, non lo so di preciso. Immagino che ci abbia pensato mia zia o forse mia figlia. Sono desolata, ma il nostro è un hotel a 6 stelle. Ah. Senza prenotazione, purtroppo, non posso accettare. 6 stelle? Oh. Sì, esatto. Ah, certo, capisco. E allora che cosa dovrei fare? Beh, possiamo raccomandarle un altro hotel, se desidera. Magari uno più economico. Sì. E per caso ce ne sarebbe uno qui nei dintorni? Ecco, dovrà solo fare un po' di strada con il suo, come posso dire, veicolo. Veicolo. Il mio veicolo non è adeguato a un hotel a 6 stelle, vero? Papà, non sai quanto mi dispiace. Lely. Ho avuto un problema con la macchina mentre stavo venendo a prenderti. Ciao, piccola mia. Oh, scusami. Benvenuto al Seed of Palace. Mi sembri davvero un po' affaticato, ma io ti rimetterò in forze, promesso. È quello che volevo sentirti dire. A proposito, la signora voleva sapere se è stata prenotata una camera per me. Ne ho una. Mi scusi tanto per quello che ho detto. Naturalmente lei ha la sua suite a disposizione. No, no, non deve scusarsi. Si è comportata egregiamente con me. È stata gentile, cordiale, professionale, nello stile del gruppo Seed. Molte grazie. Papà. Sì. Vieni. Adesso però non cominciare a distribuire appunti ai dipendenti, ok? Sarebbe lavoro e ti è proibito. Tesoro, devi sempre esagerare. Sua figlia ha prenotato per lei la suite sud. No, 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 è la suite nord. Ma prima mi hai detto... Dammi subito la chiave della suite nord, ok? Certo. Prego. Grazie. Nemmeno io mi sarei fatto entrare. Non ho più la chiave. Ora usiamo un passepartout e più tardi ti porto la chiave. Non credo che sia stata una brillante idea. Ho una brutta sensazione. Cosa vuoi che succeda? Goditi questi 2 giorni in più di vacanza. Marcus non lo saprà mai. Gabrielle, scusa se te lo chiedo, ma che cosa è successo di tanto terribile tra voi due da non parlarvi più per 20 anni? Beh, io ero giovane e piuttosto attraente. Incredibilmente attraente. Leonie mi ha mostrato le tue foto. Ero desiderata e avevo voglia di vivere e Marcus era sempre in viaggio. E tu sempre da sola? E così è successo. Con il suo migliore amico.
Nel nostro letto. Mi sono detestata per questo, ma è andata così. E pensare che amavo davvero Marcus, più di ogni altra cosa. Ma sai come sono i giovani? Io però sono fedele. A più tardi. Sta andando tutto a meraviglia. Ho appena sistemato papà in una delle nostre suite più belle, isolato dai problemi del mondo. Ma certo che mi occuperò di lui. Sì, tu stai tranquilla, zia. Ti darò sue notizie ogni giorno, d'accordo? Compresi pressione e polso. Va bene, ci sentiamo domani. Ok, ciao. اش كتخبي اش كتخبي تفول على الهضره ديالك دابا شوف دابا دابا غتعرفيني غتعرفيني مزيان هذا الشيء انت عمر كبير غتعرفيني مزيان problemi chiudi la porta per favore Tuo padre si è sistemato? Sì, tutto perfetto. L'ho appena alloggiato nella suite nord. E come sta? Non in gran forma. È un bene che lui sia qui. Noi abbiamo un problema. Noi? Noi chi? L'hotel. Quell'uomo che hai appena visto uscire. È l'avvocato Casablanca. Rappresenta un cliente il quale afferma che quest'hotel è stato costruito illegalmente sopra il suo terreno. E pretende una liquidazione di 10 milioni di euro. Quell'avvocato ha degli ottimi contatti presso le autorità del paese. Ci hanno mandato un provvedimento d'urgenza con un termine perentorio. 4 settimane. Se per quella data non avremo pagato, la polizia chiuderà l'hotel. No, è impossibile. C'è qualcosa che non quadra. Mio padre non è il tipo che fa investimenti in situazioni poco chiare. In questo caso si è sbagliato. I documenti del terreno che mi ha mostrato l'avvocato sono certificati da un notaio. Vado a parlarne con tuo padre. Jamila! Aspetta! Jamila, è proprio questo il genere di notizia che non può ricevere al momento. La pressione gli andrebbe alle stelle. Il medico ha detto che rischia di morire. Come risolvo questo problema? Non capisci? Non ho la minima competenza in questioni simili e bisogna agire immediatamente. Qui alcune cose richiedono un'eternità, altre invece accadono in un istante. Chiamo zia Dorotea. Adesso è lei a capo dell'impresa. Ad essere sincero, questo giocare a nascondino coi tuoi genitori lo trovo piuttosto sciocco. Perché sciocco, scusa? Hai una vaga idea di quanto si agiterebbe mio padre se dovesse incontrare mia madre? Lei mi ha chiesto di passare il suo compleanno con me, non potevo rifiutare. Come facciamo stasera a cena? Chi resterà da solo a mangiare, tuo padre o tua madre? Beh, mia madre, ovviamente, è al corrente delle condizioni di salute di mio padre. Forse potresti farle tu un po' di compagnia. Io?
Credevo che stasera a cena mi avresti finalmente presentato tuo padre. Che c'è adesso? Ahmed, non è possibile. Cerca di capire, in questo momento non mi sembra proprio il caso. Non starei dicendo sul serio. Da un anno non fai che dirmi che non puoi dire a tuo padre una cosa del genere al telefono. E ora che qui trovi di nuovo delle scuse. Che c'è, non sono alla tua altezza? Ma che cosa stai dicendo? Tu non vuoi presentarmi a lui, questo è il punto. Ok, d'accordo, fa come ti pare. Ehi! Ehi, ma che ti prende? Perché te ne vai? Stavamo parlando! Sorry, madam. Disculpa, signora. Scusa-moi, madame. Leoni, domani a mezzogiorno arriva tua zia. Io vado a prenderla e poi andremo subito dal nostro avvocato a Marrakesh. Anche lei è d'accordo sul fatto di non coinvolgere assolutamente tuo padre. Vorrei che venissi anche tu. Certo. Qualcosa non va? No, no, va tutto bene. Aspetta, dove stai andando? Ho bisogno di una pausa. Una pausa? Esatto, hai capito bene. Hai deciso di lasciarmi per una sciocchezza simile. Ho bisogno di distanza. Distanza da te. Mi fa impazzire col tuo umore instabile, non lo sopporto più. Problemi? Leoni, se devo essere sincera, in questi ultimi due mesi sei stata piuttosto aggressiva nei confronti di Ahmed. Se vuoi che te lo dica, lo sei stata con tutti noi. Che cosa ti sta succedendo? Ahmed abbiamo litigato. Dice che lo tratto male e che ha bisogno di una pausa. Forse ultimamente sono un po' nervosa, ma la sua mi sembra una reazione esagerata. Sono davvero molto contenta che lei giudichi tutto in maniera così positiva, Marcus.
ma collaboro con un'eccellente squadra di cui fa parte anche Leoni. Può esserne davvero orgoglioso. Sì, ma la squadra l'ha messa insieme a lei. È merito suo se tutto marcia a pieno ritmo. Di questo le sono grato, Jamila. Se i direttori di tutti i miei alberghi lavorassero con la sua maestria, sono certo che non avrei avuto questo piccolo esaurimento. Tra quanto tempo potrà tornare al lavoro? Ma io penso che tra un mese sarò di nuovo in gran forma, o forse anche prima. Ma sa come sono fatti i medici? Loro amano fare di tutto un dramma. Infatti ha uno splendido aspetto. Insomma, a vederla così non avrei mai detto che di recente ha avuto un collasso. Grazie. Che cosa beviamo? Una bella bottiglia di vino rosso, direi. Consiglio un Syrah del Marocco. Ma le è permesso bere alcolici? Non vorrei che i medici dessero la colpa a me se dovesse stare male di nuovo. Ma no, e poi sono tutti ottimi vini. Una selezione davvero eccellente. Chapeau. Ciao, papà. Buonasera, Jamila. Ciao, piccola. Che serata meravigliosa. Avete già ordinato? No, noi stavamo aspettando te. Credo sia meglio lasciarvi soli. Del resto è la prima serata tra padre e figlia. Mi farebbe molto piacere cenare con lei domani sera. Certo, volentieri. Allora, buona serata. Di un po', tesoro. Ti vedo strana. C'è per caso qualcosa che dovrei sapere? No, papà, ma che dici? È tutto a posto. Andiamo, piccola. Ti conosco bene. Mi stai nascondendo qualcosa. Ecco, è solo che i grandi problemi che può avere una ragazza della mia età annoierebbero di certo un uomo adulto come te. Allora, penso che prenderò il pesce. Pesce, ottima scelta. Da. Garçon, siamo pronti per ordinare. Subito, signor Winter. Tesoro, dimmi una cosa. Chi era quella donna che prima faceva yoga? Quella col cappellino. È un ospite dell'hotel. Una tedesca di Colonia. Ah, ecco. È qui da sola, per questo sono andata a parlare con lei. Perché? Ci hai parlato? Beh, in realtà l'ho vista da lontano, mentre faceva yoga. Sì, è molto gentile ed è piacevole chiacchierare con lei. Sì, allora prendiamo due spigole al forno con patate, una bottiglia grande di acqua liscia e poi questo vino bianco qui, Sanser del 2011. Bene. Un attimo, una piccola modifica. Prendiamo due spigole al forno con patate e soltanto due bottiglie di acqua liscia. Come, scusi? Ha sentito bene, sì, ma niente vino bianco. Niente vino bianco, d'accordo. Andiamo, un goccio di vino, giusto per farci la bocca. Il medico te l'ha proibito o sbaglio? Non ti sembra di esagerare? Scusa tanto, ma io voglio bene al mio papà e voglio godermelo ancora a lungo, è chiaro? Bene. Cosa fai domani? Domani? Mm-hmm. Me ne starò in piscina, leggerò un libro, sognerò un po' d'occhi aperti, forse farò una gita. Comunque riposo, riposo, riposo. Mi pare un ottimo programma, molto bene, niente da obiettare. Dato che domani farò il bravo, stasera possiamo ordinare un po' di vino? Soltanto un goccetto. No, eh? Sono un po' stanca.
Ti riposerai in hotel, zietta. Questo è il programma per fare una gita a Marrakesh. Grazie. Di niente, prego. Scusi, Fahima, ieri ho prenotato con la sua collega la gita per visitare la Medina. Da dove parte il pullman? Lo trova davanti all'ingresso. In realtà è già arrivato. Grazie. Mi perdoni, so che mia figlia è andata a Marrakesh e quando sarà tornata le dica per favore che ci vedremo stasera perché ho deciso di fare una gita in montagna con il mio veicolo. E le dica anche di non preoccuparsi troppo per me. Sì, stia tranquillo. Mi scusi, Fahima, ho cambiato programma. Dica a Leonie che ho preferito partecipare alla gita per visitare la città. Tanto per verificare che cosa offre il nostro hotel. Buongiorno. 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 Mi scusi, questo posto è ancora libero? Signora, il posto accanto a lei è libero? Adesso cosa dovrei pensare? Beh, il fatto è che ieri ho perso l'aereo. Ah, ieri hai perso l'aereo. Mi sono auto-invitata qui per poter finalmente rivedere nostra figlia. Non mi ha detto niente in proposito. Ovviamente no, vai fuori di testa solo a sentire il mio nome. Insomma, chi poteva immaginare che tu avessi un collasso e che saresti venuto qui immediatamente? Allora, come stai? A dir la verità, in questo preciso momento eviterei di misurarmi sia il polso che la pressione. Mi dispiace tanto. Non avrei mai pensato che il capo del gruppo Sidoff salisse su un pullman per fare una gita. Il mio volo è domani pomeriggio, ho già fatto il check-in. Non è il caso che ti agiti. Come ho già detto, mi dispiace. Signora Sidoff, nel frattempo ho provveduto a far controllare al catasto tutti i documenti che mi ha mandato Jamila. Risultano autentici. Dottor Samet, questo significa che Marcus Winter, 5 anni fa, ha comprato un lotto di terreno che in realtà non era in vendita. Così sembrerebbe. È praticamente impossibile. Tutta la documentazione e i contratti sono stati autenticati dal notaio. Deve sapere, signora, che in Marocco ci sono due tipi di diritto di proprietà. Il diritto islamico e quello marocchino. E quando i due sistemi si scontrano, ci sono problemi. Che lei dovrebbe avere sotto controllo, dottor Samet. È per questo che Marcus Winter l'ha pagata profumatamente. Ma il signor Winter ha contattato da solo il venditore. Ma se il venditore non aveva il diritto di vendere, lei se ne sarebbe dovuto accorgere. I documenti che mi ha presentato erano già stati autenticati, li ho solo tradotti. Si sta ripetendo. A quanto pare il signor Winter, se mi
concedete l'espressione, ecco, si è fatto abbindolare. Conosce l'identità del venditore? Ha già provveduto a contattarlo? Sfortunatamente il venditore era un gruppo di investimento che oggi non esiste più. Sì, è così. Non possiamo rivalerci su di loro né fargli causa. Quindi i milioni che ha pagato mio padre sono andati? Perduti. E ora il gruppo Seedorf dovrà pagare altri 10 milioni o perderà anche l'hotel. Sei venuta per festeggiare il tuo compleanno insieme a Leonie? Ricordi ancora quando è il mio compleanno? Siamo stati insieme 7 anni. Già, non abbiamo superato la crisi del 7° anno. La colpa è stata tua. Dal tuo punto di vista? Cosa vorresti dire con questo? Che nonostante la tua veneranda età, evidentemente non hai ancora capito nulla. Non credo che possiamo fare affidamento su questo dottor Samet. È un incompetente. La cosa migliore da fare è contattare i nostri avvocati di Vienna e intentare una causa internazionale. Sì, ma potrebbe durare anni. E se quell'avvocato ha degli agganci con funzionari importanti, è probabile che la polizia venga a farci chiudere l'hotel. Vuoi dire che ha pagato delle tangenti? Qui gli affari si concludono in un certo modo. Quindi vi consiglio caldamente di negoziare per un compromesso. Intende dire che, se ho capito bene, basterebbe tirare fuori circa 3 milioni in contanti per sistemare la faccenda? Qualcosa del genere, sì. Non se ne parla proprio. Per noi sarebbe un disastro. Come risulterebbe il bilancio? Sicuramente in rosso. Senza contare che i nostri azionisti non capirebbero cos'è successo e il gruppo PRO non aspetta altro per colpire di nuovo. Devo telefonare immediatamente a Vienna. Andate avanti senza di me. Io ho un appuntamento alla Medina. Rientro con il pullman. Bene arrivati. Buongiorno. Signore e signori, buongiorno. Buongiorno. A nome del Seedorf Palace Hotel do a tutti il benvenuto. Io sono Abdel Rahman, la vostra guida, nonché un insegnante di storia. Ora vi guiderò attraverso la Medina. Con il nome Medina si definisce il centro storico di Marrakesh, ma dovete anche sapere che Medina è una città che si trova nella parte occidentale dell'Arabia Saudita. Dopo la Mecca è la seconda città santa dell'Islam ed è chiusa ai cristiani. È stata veramente una sorpresa. Le medine sono generalmente murate e attraversate. Felice che non ti abbia ucciso. C'è mancato poco. Beh, allora rimettiti presto. Ciao. Faccio parte anch'io di questo gruppo. Partecipi alla visita guidata. E secondo te per quale motivo sarei salito sul pullman? Già, perché sei salito sul pullman? Volevo vedere la Medina. Sono stato spesso qui a Marrakesh e non ne ho avuto mai l'opportunità. Ma adesso ho tutto il tempo che voglio. Allora mi dileguo, perché ho prenotato questa gita proprio per non incontrarti. Non è necessario, è tutto a posto. Ho già superato il primo shock. Salam alaikum. Salam. Allora, vuoi dirmi cosa state combinando voi due? Lui è qui. Sì. Accomodati. Rashid, guarda chi c'è. Ciao, Leonie. Sei la benvenuta nella mia casa. Grazie. Dopo aver parlato con Ahmed, gradiresti prendere un tè con noi?
Sì, volentieri. Molto bene. È di sopra, è in terrazza. Coraggio, raggiungilo, conosci la strada. Che sta succedendo? Non lo so, non so che dire. La Medina di Marrakesh è un labirinto di vicoli. Avanti, avanti, da questa parte. Non vi allontanate mai dal gruppo. Come mai il tuo Jansen ti concede tutte queste vacanze? Se volete comprare qualcosa... Ma come, Leoni non te ne ha parlato? Nostra figlia non mi parla mai di te. Bravo bambina. In realtà non l'ha mai fatto. Anche quando andavate in vacanza insieme, quando era molto piccola. Non mi raccontava mai niente. Tu non avresti voluto ascoltare. Ho divorziato da Malte molto tempo fa. Non ci siamo arrivati al settimo anno. Davvero non sapevi niente? Da allora ti ho cancellata dalla mia vita. E Leoni ha imparato ad accettarlo. Sono venuta a scusarmi. So che mi sono comportata in modo sciocco. Ero nervosa. Sono stata impossibile con te. Sono stata davvero insopportabile nelle ultime settimane. Scusa. Leoni. Mi posso sedere? Certo. Io ti amo, Ahmed. Che cos'è successo nelle ultime settimane? Insomma, sembri un'altra persona. Hai ragione. Credo di essere seriamente malata. Il mio corpo mi dice che c'è qualche problema. È così. Lo avverto. Non riesco a dormire. Sono debole, il cuore batte all'impazzata. E da quando mio padre... Perché mi dici tutto questo solo ora? E perché non hai visto un medico? Insomma, io sono l'uomo della tua vita. Devi dirmelo se c'è qualcosa che non va. Quindi lo sai ancora? Credo di sì. Anche se a volte mi fa impazzire. Lo sai che mio padre era primario del più grande ospedale del luogo? Ed ha ancora parecchi contatti. Domani ti prenderà un appuntamento, ok? Forse è meglio che stanotte resti qui. Non posso, sai che devo stare con mio padre. Al quale volevi presentarmi ieri, no? Al quale sicuramente ti presenterò quanto prima. Promesso. La piazza dove ci troviamo adesso si chiama Raba Lakhdima, anche nota. Comunque sono proprio contento che quel bastardo di Jansen sia rimasto in Nuova Zelanda. Marcus, ti prego. Sì, lo so, certe cose non si dicono. E cioè che il tuo secondo ex marito, Malte Jansen, sia tornato lì da dove era venuto. Alla fine del mondo, schifoso. Il medico ti ha detto che non ti devi agitare. Il mio migliore amico. Abbiamo fatto insieme la maturità. E poi gli studi nel ramo alberghiero e condiviso quello squallido appartamento a Parigi. Eravamo praticamente inseparabili. Pensa che all'epoca credo che mi sarei fatto tagliare una mano per lui. E poi lo trovo a letto con mia moglie. È pazzesco. Noi due eravamo in crisi, ricordi? Tu eri in crisi, io no. Davvero soltanto io? Sì, forse per te non è stato così semplice. Hai idea di quanto mi sia pentita di ciò che ho fatto? E ora sei tornata dalla Nuova Zelanda. Per quale motivo? Per Leoni, soltanto per lei. Non possiamo andare in un posto un po' più tranquillo? Ma non portarti dietro i nostri amici. Chi desidera bere un drink, magari offrirmene uno, può seguirmi da questa parte. Thank you.
I nostri avvocati cercano di capire in che modo procedere per avviare una causa internazionale, ma mi hanno comunicato che non si può ottenere alcun risultato in tempi brevi. Non so davvero cosa fare. Devo informare Marcus. Qui c'è in gioco il nostro patrimonio, e tutti gli hotel, insomma, l'intero gruppo Sidov. A dire il vero, a me sembra che stia piuttosto bene. Anche prima del collasso sembrava che stesse bene. Comunque sia, ora non vedo molte alternative. Devo assolutamente parlare con lui. I nostri primi anni sono stati meravigliosi. È stato il periodo più felice della mia vita. Poi è nata Leonie, ricordi quanto era dolce. E tu eri un padre fantastico. Avevamo una vita splendida, non c'era altro che desiderassi. E poi hai accettato questo lavoro. Non c'era scelta. Un'occasione più unica che rara. Ti hanno dato delle responsabilità e hai avuto un grande successo. Poco a poco, senza neanche rendertene conto, mi hai allontanata da te. Ero insoddisfatta, infelice e sola. E ho distrutto la mia vita. Sì, l'ho distrutta. Ed è terribilmente dura riconoscerlo alla mia età. Sapere che è solo colpa mia e che ormai non posso più tornare indietro. Evidentemente ho ignorato le tue richieste d'aiuto. Credevo che i tuoi problemi in realtà non fossero veri problemi e che tutto si sarebbe sistemato. È vero, tu non mi hai mai presa sul serio. Era impossibile parlare con te, non mi ascoltavi neanche. Io ti amavo più di un'altra cosa al mondo. Eri il grande amore della mia vita. Ti ricordi all'inizio? Insieme noi volevamo, come dicevi sempre, rivoluzionare il mondo. Sì, rivoluzionare il mondo. Che cosa avrei dovuto fare? Lavorare di meno? Guadagnare meno soldi? Rinunciare al successo? In quel caso saremmo stati felici? Avremmo semplicemente dovuto parlare per non allontanarci. Sì. E non l'abbiamo fatto. Già. Beh, adesso che tuo padre è finalmente qui a Marrakesh, mi piacerebbe invitarlo a casa nostra, magari a cena. Oppure avete già deciso di lasciarvi definitivamente? Mamma. La ringrazio, mio padre apprezzerebbe di certo il suo invito, ma... prima dovrei necessariamente dirgli che ho un fidanzato. Che cosa? Tuo padre ancora non lo sa. Beh, ecco, non esattamente. Hai visto? Perfino mia madre lo trova assurdo. E lei è marocchina. Per la centesima volta glielo volevo dire di persona e non al telefono. Scusa, mi dispiace. Comunque sia, da domani torno a casa di Leonie. Perché non oggi? Perché stasera vedrò il relatore del mio dottorato. Vuole darmi qualche ultimo suggerimento. Allora, quando consegnerai la tesi? Alla fine del mese, papà. Alla fine del mese? Oh, ma è stupendo, figliolo, stupendo. Bravo, Ahmed. Grazie, papà. Complimenti. E così diventerai il dottor Filali. Figlio mio, non sai quanto sono orgogliosa di te. Allora, Leonie, domattina alle 10 il professor Tuami ti aspetta in ospedale per un check-up completo, d'accordo? Mm-hmm.
Karim. Prego. Ciao, tesoro. Cosa? Ma... è stata solo una coincidenza. Tranquilla, va tutto bene. Il cuore è a posto, il polso è a posto. Ha persino mantenuto il sangue freddo. Freddo mica tanto. Sì, invece, io mi aspettavo ben altro. Sei stato addirittura gentile. Gentile, che sciocchezza. È che conosco le buone maniere. Non potevo fare una scenata qui. Oh, Marcus. Posso almeno dire a nostra figlia che non abbiamo né urlato né ci siamo picchiati, che abbiamo perfino parlato un po' e che ho addirittura ammesso di essermi comportata in modo orribile con te in passato? Più che orribile, ma adesso falla finita, eh? Anche tu ti sei reso conto di aver commesso degli errori? No, no. Scusate, ma sono senza parole. Sì, pronto. Dottor Samet. Cosa? Fra soli 3 giorni. Non dirà sul serio. E allora veda di farsi concedere una proroga. Deve dare l'assillo a tutti gli uffici di competenza. Ricordi loro tutte le tasse che paghiamo e anche quanti posti di lavoro andranno persi. No. Signora? Un momento. Domani mattina alle 9 sarò da lei con il signor Winter. Sì? Il pullman sta per arrivare, signora. Grazie. Ciao, Marcus. Zia, che cosa ci fai qui? Volevo vedere come stavi e parlarti anche di una cosa. D'accordo. Buongiorno, zia. Mi permetti ancora di chiamarti zia? Che bello rivederti. Non sei cambiata affatto, sei in splendida forma. Ma che succede? Non capisco. Scusa, avevo dimenticato di dirti che mamma è venuta a trovarmi. Di questo parleremo dopo. Come mai sei venuta? Per parlare con te. È tanto grave. Vieni. Sì, ci vediamo dopo a cena. Intanto prenota un tavolo. Senti, prometti di non agitarti. Sì. Lo riconosco, questo è il contratto che 5 anni fa ho firmato con la Maroc Trust. Questa qui invece è la visura catastale di Marrakesh e questa sotto è la traduzione giurata. È tutto a posto. Non capisco dove sia il problema. Spiegati meglio. Il precedente proprietario di questo terreno, acquistato dalla Maroc Trust, pare che non avesse alcun titolo per venderlo, in quanto il terreno in questione non gli apparteneva. Maledizione. Ma allora a chi apparteneva? A un signore di Marrakesh, a sua volta rappresentato da un certo avvocato Casablanca. Sì, va bene, ma noi che c'entriamo? Questo signore con il suo avvocato Casablanca deve rivalersi sulla Maroc Trust. Sì, ma purtroppo la Maroc Trust non esiste più da un pezzo. Non esiste più. Cerca di star calmo. Marcus... Sì, sto calmo, sta tranquilla. Hai portato il mio cellulare? No. Dammi il tuo, per favore. Sì. Che cosa vuoi fare? Adesso vado dal dottor Samet. Ma abbiamo già un appuntamento con lui domani mattina alle 9. Sì, non abbiamo un minuto da perdere. Dov'è Jane? È andata a Marrakesh, aveva delle cose da fare. Suppongo che tu abbia il suo numero in rubrica, vero? Cerca di stare calmo, Marcus. Jamila, Marcus Winter, dove si trova? Bene, vengo subito da lei. Quanto ci vuole dall'hotel? Chiami il dottor Samet e gli dica di raggiungerla immediatamente. No, no, non domani, adesso. Va bene se questo me lo prendo io? Se riusciamo a trovare questa famiglia che ha venduto il terreno alla Maroc Trust, allora siamo fuori dai guai.
In questo caso potremmo riuscire a dimostrare che si è trattato di una truffa ai miei danni o semplicemente di un errore. Ma è impossibile perfino per me che sono un avvocato. Non capisco, sta forse dicendo che non può accedere agli atti? Non in così breve tempo. L'hotel verrà chiuso fra 3 giorni e per l'autorizzazione ad accedere all'archivio ci vuole tempo. Solo il collega Casablanca potrebbe fermare il procedimento. Signor Winter, penso che la proposta di Jamila sia l'unica strada percorribile. Negozi un compromesso con Casablanca. Si accordi per una somma X e la chiusura dell'hotel verrà subito annullata. Poi potrà fare tutte le ricerche e andare in tribunale. E questa certa somma X a quanto ammonterebbe? 3 o 4 milioni di euro. In contanti. E secondo lei io dovrei pagare questa somma esorbitante? Non c'è soluzione, è un vicolo cieco. Se decido di pagare, il gruppo Sidoff finisce in rovina. E se non pago, finisce in rovina lo stesso. Beh, allora, buon appetito. Sono felice che tu sia qui. Sono felice anch'io. Salute, tesoro. Salute. Quello che non volevo dirle davanti al dottor Samet è che ho organizzato un incontro per stasera tra lei e Casablanca. Casablanca? Deve per forza essere stasera. In realtà non mi sento particolarmente bene. Se vuole davvero sconfiggere il suo avversario, io credo che debba conoscerlo il prima possibile. Probabilmente ha ragione. Comunque credo sia meglio che ora mangi qualcosa. Mi sento un po' debole. Avevamo un appuntamento per cena, l'ha dimenticato? Un appuntamento per cena? Oh mio Dio, mi scusi, mi perdoni. Pronto? Sì, ho capito. Sì, glielo dico. Ciao. Ecco, papà non può più venire. Deve incontrare l'avvocato Casablanca, ha detto che gli dispiace molto. Mi sento terribilmente in colpa. Spero di non aver messo a repentaglio la sua salute. Ottimo. Milioni di euro. Sì. È un ricatto bello e buono. No. Il mio cliente le sta amichevolmente venendo incontro, signor Winter. Come saprà, per procedure interne della banca non è possibile mettere insieme questa somma in contanti entro domani. Ecco, al mio cliente basta un assegno autenticato da un notaio. Possiamo vederci domani alle 15 qui. Ovviamente il mio cliente preferirebbe i contanti. E in questo caso potrebbe venirle incontro con uno sconto del 10%. Uno sconto? Sì. Quindi sarebbero 3 milioni e 600 mila. Comunque, sono 400 mila in meno. Un vero affare.
Se non le dispiace, vorrei tornare in hotel. Buongiorno. Oh, ciao piccola mia. Come mai già in piedi? Sai come sono fatto. Mi piace alzarmi presto, è sempre stato così. Hai dormito bene? Certo, cara, non preoccuparti, ho dormito come un angioletto. La zia non avrebbe dovuto coinvolgerti. Ma che dici? Oh, scusami. Leonie, io ti amo. E qualunque cosa ti dicano in ospedale, io ci sarò, sempre e comunque. Mi raccomando, non dire niente a mio padre. Ok. Papà? Oh, salve. Volevo presentarti una persona, lui è il mio compagno, Ahmed. Il tuo compagno, cosa? Sì, stiamo insieme da un anno. È un piacere conoscerla finalmente. Piacere mio. È davvero un piacere. In ogni caso, perché me lo fate sapere solo adesso, dopo un anno? Già, non so quante volte ho chiesto a Leonie di dirglielo. Che fai? Ricominci adesso. Oh, scusatemi, non avrei dovuto chiederlo. Sì, mettetevi a sedere. Allora, posso sapere dove vi siete conosciuti e come? Papà! Io ero il vice direttore di questo hotel, il predecessore di Leonie. Filali, Ahmed Filali, adesso mi ricordo. Se non sbaglio, hai dato le dimissioni perché volevi prima finire il tuo dottorato. Sì, esatto. E nel passaggio delle consegne abbiamo avuto l'occasione di stare, come dire, molto vicini. Dai, smettila, Ahmed. Ti prego. E com'è andata? Poi ti sei laureato? Quasi, a fine mese consegno la tesi. Congratulazioni, dottor Filali.
laurea in giurisprudenza. Dottore in legge. Sì. Sei cresciuto a Marrakesh e hai conseguito qui i tuoi studi? Esatto. E dimmi, tu potresti... Sarebbe eventualmente possibile consultare un atto di qualche anno fa nell'archivio del tribunale? Beh, non è una cosa semplice. Però il mio relatore è il presidente del tribunale di Marrakesh. Lui forse me lo consentirebbe se fosse necessario per la mia tesi. Perché? Signora Jansen, ho qui la sua carta d'imbarco. Deve trovarsi in aeroporto alle 15 in punto. Grazie. Allora? Dunque, nessuno dei responsabili lì dentro riesce a capire perché proprio quel documento sia sparito senza lasciare traccia. È una cosa inspiegabile, a meno che... A meno che non sia stato rubato. Già, è esattamente ciò che sospettano. La conferma del fatto che in questa storia c'è qualcosa di losco. Sono d'accordo. Solo che non possiamo farci niente. Marcus? Sì? Il nome del documento mancante, però... È ancora nell'indice dell'archivio. Cosa? Recita vendita della famiglia Madumi, tra parentesi Akrim, alla Maroc Trust, tra parentesi Casablanca. Akrim che cosa sarebbe? Un piccolo villaggio berbero a nord di Marrakesh. Troviamo questa famiglia Madumi di Akrim. Accidenti, quanto dista da qui? Poco più di un'ora. Allora andiamo. Non ti sei dimenticato di me, vero? Ovviamente no. Passiamo prima dall'ospedale e ti lasciamo lì. L'ospedale? Mio padre ne è stato il primario e adesso è in pensione. E Leoni vuole organizzargli una festa di compleanno coi suoi ex colleghi. Quanti anni compie? 70. Buona fortuna. Chiamami subito appena hai finito, va bene? Sì. كل نفس البلده ديال الله معلوم انا هو مرتضى وانا اللي تكلمت باسم العائله واتفقت معاهم من نهار اللي عقلت وهاد الارض ديالنا وهاد الشيء كان هاجس سنين مع اتخاذ المغرب تماما قد Dunque, conferma in modo categorico di aver venduto il terreno alla Maroc Trust, terreno che all'epoca della compravendita valeva poco o niente, ma soprattutto che è sempre stato in possesso della sua famiglia. Dice che se qualcuno afferma di essere il proprietario del terreno, mente. Sia che si tratti di diritto islamico o marocchino. Una menzogna è una menzogna, ovunque. Non ha i documenti originali di proprietà che sono nell'archivio del tribunale, però dice che può mostrarci alcune vecchie foto. Dice che le foto sono state scattate 6 anni fa, il che significa un anno prima che il gruppo Sidoff comprasse il terreno dalla Maroc Trust. Grazie mille.
Posso crederci. Quell'uomo è l'avvocato Casablanca. Lavorava per la Maroc Trust. Allora deve sapere come stanno le cose. Sa perfettamente che il suo cliente non ha mai posseduto quel terreno. Ora è tutto chiaro. Ecco perché quel farabutto mi ha proposto uno sconto con un ultimatum. Per intascare in fretta e furia 3 milioni e 600 mila euro e poi prendere il largo prima che la sua frode venisse a galla. Per riuscirci doveva sfruttare il fattore tempo. Già, se avesse perso il sangue freddo e avesse pagato. Già, se non ti avessi conosciuto. Se non mi fossi innamorato di Leoni. Accidenti, qui non c'è campo. La cosa migliore è che il dottor Samet sporga subito denuncia contro l'avvocato Casablanca per frode ed estorsione e contro i funzionari dell'amministrazione giudiziaria per corruzione. In questo modo la chiusura dell'hotel sarà scongiurata. Il bastardo voleva approfittare della pressione a cui siamo sottoposti, che mi fa pensare che è ben informato sul gruppo Sidov. Sto pensando a Jamila? Sì, ha insistito affinché accettassi l'accordo e pagassi la cifra ridotta. Davvero non riesco a capire. Dirige l'hotel in un modo eccezionale ed è una donna fantastica. Già, lo pensavo anch'io. Non credo sia il caso di arrabbiarsi così. Cerchiamo di discutere della cosa in modo professionale. Professionale? Ma lei si rende conto di quale polverone alzeranno i media con questa notizia, signora von Sydow? Al momento attuale questa è in assoluto l'ultima cosa di cui ha bisogno la mia società. Ci metterà praticamente in ginocchio. Beh, comunque non è successo ancora niente. Io volevo solo avvertirla preventivamente. E le posso garantire fin da adesso che troveremo ai suoi clienti una sistemazione più che soddisfacente, se mai dovesse verificarsi una cosa simile. Bene, come le ho detto, la richiamerò per aggiornarla. Purtroppo ha tutte le ragioni. La sua è un'agenzia di viaggi specializzata in soggiorni di lusso, non per il turismo di massa. Ho chiesto a tutti gli hotel della nostra categoria, che non sono molti, se potevamo sistemare dei clienti da loro e ho trovato 22 camere, tra l'altro al triplo del prezzo. Mentre gli altri 134 ospiti dovrebbero accontentarsi di un hotel a 2 o 3 stelle, ma a costi elevati. Il problema è proprio per quei 134. Non gradiranno una sistemazione di quel genere. Chi prenota e paga per un posto di lusso vuole il lusso. Alzeranno quel polverone con i media che il nostro cliente teme così tanto. Per non parlare della nostra struttura, giusto? Già. Ha ragione, Jamila. È una vera e propria catastrofe. Allora non sarebbe meglio pagare subito? Prima che avvenga tutto questo? Ciao, Leoni. Allora, che ti hanno detto? Non mi va per telefono. Oh, avanti, Leoni, non ricominciare. Che ti hanno detto? Te lo dico dopo. A volte sua figlia è davvero irritante. Sono Winter, può farmi la cortesia di passarmi la signora Jansen? Mi dispiace, signor Winter, è appena partita. Cosa? Come è partita? Sì, è andata in aeroporto. Il suo imbarco è alle 15 in punto. Sta lasciando l'hotel proprio ora con un taxi. Insieme a sua figlia. Ah, va bene, grazie. Grazie. Non vuoi rispondere? No, non ci penso neanche. Oh, Leoni. Accidenti, perché adesso non mi risponde? Sua figlia... Dottor Samet, tenga queste foto. Il mio assistente le spiegherà come stanno le cose e mi aspetto che lei agisca immediatamente. Ma... Dammi le chiavi della macchina. Faccia presto.
Che cos'è successo? Lei non ci crederà, ma... Per Düsseldorf, ho già fatto il check-in, ecco il passaporto. Gabriele! Scusami. Volevo almeno salutarti come si deve. Inoltre, a dir la verità, mi sarebbe piaciuto parlare un po' più con te. Ma nel frattempo sono successe un'infinità di cose. Lo so. Mi dispiace immensamente. E poi volevo anche chiederti se magari... Possiamo continuare, per favore? Solo un secondo. Forse ho sottovalutato le mie condizioni. Che cosa volevi chiedermi? Ho bisogno di una vacanza. La prego, si alzi. Marcus, che cosa volevi chiedermi? Ecco. Volevo chiederti se per caso ti andava di restare ancora un paio di giorni, o anche di più. Signore, si alzi, la prego. Ah, sì, sì. Subito. Mi servirebbe un passaggio all'hotel. Da tutte e due. Torniamo in hotel. La signora non parte più. Andiamo? Che state aspettando? Che ti ha detto il medico? Ti giuro, Ahmed, non capisco proprio. Cos'è che non capisci? Com'è potuto succedere? Eppure siamo sempre stati così attenti. Come attenti? Sì, siamo stati attenti. Perché entrambi volevamo pensare alla carriera, volevamo conoscere il mondo, volevamo fare un sacco di cose prima di... Ecco perché non mi era proprio venuto in mente. Leoni. Sì. E adesso è successo. E non mi chiedere come, perché non ne ho idea. Che ne pensi? Dimmi qualcosa. Ma per favore non dirlo a mio padre. Non sopporterebbe una tale emozione. Oh, Leoni. Mi ha detto che 5 anni fa ha avuto una relazione con quel viscido avvocato e che lui l'ha ricattata perché sapeva delle cose su di lei, altrimenti non si sarebbe prestata al suo gioco. Ha presentato lei stessa le dimissioni. Era un'eccellente direttrice, peccato. Ma io saprei già chi mettere al suo posto.
Siamo d'accordo. Quando ci siamo conosciuti, avevo un sogno. Praticamente non pensavo ad altro. Per caso te lo ricordi? Viaggiare attraverso il deserto del Sahara con una jeep. Te lo ricordi, eh? Me ne hai parlato tanto spesso da darmi sui nervi. Già. Ma non mi riferivo a quello. Intendevo un altro sogno. Fare il giro del mondo con una barca a vela? Ah, quelle sono cose che si sognano da giovani. Come sarebbe a dire da giovani? Io voglio farlo adesso. Voglio sparire. Niente gruppo Seedorf, niente alberghi, niente posta, niente telefono. Volevo chiederti se magari ti andrebbe di accompagnarmi. Insomma, io mi devo rimettere in forma e noi avremo modo di recuperare un po' il tempo perduto. Io e te da soli su una barca a vela? Dopo 3 giorni al massimo ci prenderemo a coltellate. Sì, ma dovremmo provarci. Dream come true.